TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Buon inizio di settimana e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleregione Live. Il TG Live apre con la cronaca e fuori pericolo Giovannino Pinna, il sub sassarese 35enne naufragato mercoledì scorso nel golfo dell'Asinara col cugino Davide Calvi a 38 anni, che risulta però tuttora disperso e per il quale continuano le ricerche. E allora sentiamo i dettagli in questo servizio. Migliorano le condizioni di salute di Giovannino Pinna, il sub sassarese 35enne naufragato mercoledì scorso nel golfo dell'Asinara con il cugino Davide Calvi a 38 anni, tuttora disperso. Pinna invece, ritrovato 24 ore dopo su una spiaggia di Sorso in località Porchile, è rimasto tutto il fine settimana nel reparto di terapia subintensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ma oggi è stato spostato in uno di degenza normale e nei prossimi giorni potrà essere sentito agli inquirenti. Nel frattempo ha deciso di non rilasciare dichiarazioni, essendo ancora molto provato per l'accaduto. In particolare, i carabinieri stanno cercando di verificare se la barca su cui si trovavano i due sub sia o no la stessa che è sparita lo stesso giorno del naufragio dal porto di Porto Torres, un semicabinato del quale il proprietario ha già denunciato la scomparsa. Continuano invece a ritmo serrato le ricerche di Calvia da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Porto Torres, dei Vigili del Fuoco, dei Baraccelli e dei Carabinieri, che si concentrano soprattutto sulla zona di Porchile, dove è stato trovato Pinna. Nel corso della giornata le motovedette della Guardia Costiera si erano spostate anche al largo di Santa Teresa, perché un passeggero del traghetto per Bonifacio sosteneva di aver visto un corpo che indossava un giubbotto di salvataggio, ma le perlustrazioni effettuate nel punto indicato hanno dato esito negativo. E con la cronaca giudiziaria adesso andiamo a Sassari. Ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto l'avvocato di Giovanni Sanna, l'allevatore condannato in primo grado a 25 anni di carcere per il rapimento di Titi Pinna. Questa mattina è comparso davanti alla Corte d'Appello di Sassari. La lettura della sentenza è fissata per il prossimo 12 giugno. Ma sentiamo tutto da Manuela Muzzo. Prosegue in Corte d'Appello a Sassari il processo TER per il sequestro di Titi Pinna, allevatore di Bonorva che rimase ostaggio dei rapinatori dal settembre 2006 al maggio 2007. 8 mesi di inferno trascorsi in una sorta di loculo nelle campagne di Sedilo. Nell'udienza dello scorso 3 aprile la procuratrice generale Maria Gabriella Pintus aveva chiesto la conferma della condanna a 25 anni di carcere emessa dalla Corte d'Assise a carico di Giovanni Sanna, 52enne di Macomer, ritenuto colpevole di aver partecipato attivamente a tutte le fasi del sequestro e alle trattative per l'ottenimento del riscatto. Centrali nel processo d'appello le testimonianze degli inquirenti sulle intercettazioni telefoniche e ambientali. Ed è proprio su presunte incongruenze relative alle intercettazioni che l'avvocato di Sanna, Desolina Farris, nel corso dell'ultima udienza davanti alla Corte presieduta da Salvatore Marinaro e alla sostituta Roberta Pischedda, ha basato la sua discussione prima delle repliche e della sentenza. La legale ha portato avanti la linea difensiva già adottata in primo grado, sostenendo che si tratti di un processo indiziario. Oltre che su quella che ritiene un'errata interpretazione di alcune intercettazioni, ha puntato anche su possibili falle nei tabulati telefonici e sulla mancanza del movente economico. Motivazioni per le quali ha chiesto l'assoluzione di Sanna per non aver commesso il fatto, in subordine la derubricazione del reato a quello di favoreggiamento e in ulteriore subordine, in caso di condanna, il minimo della pena con attenuanti. La lettura della sentenza è fissata per il 12 giugno. Per il rapimento di Titi Pinna sono già stati condannati in via definitiva Salvatore Azzas a 30 anni di reclusione, Giovanni Maria Manca a 28 anni e Antonio Faedda a 25 anni. E ora a Nuoro, dove questa mattina c'è stata una nuova udienza del processo a carico di Giuseppe Mauro Conte nei gemelli di Oruni, di 51 anni, accusati dell'omicidio del vicino di Pascolo Antonio Mauro Carai, di 74 anni, avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 agosto del 2021 nelle campagne del paese. La Corte d'Assise di Nuoro ha rigettato le eccezioni preliminari del collegio difensivo, secondo le quali le intercettazioni raccolte nell'auto di due imputati sono da considerarsi legittime. Il processo, aperto il 20 febbraio con l'ammissione delle prove, proseguirà l'8 maggio quando verrà sentito il primo test del PM, il maggiore Michele Cappa, che all'epoca del delitto guidava il nucleo investigativo dei Carabinieri di Nuoro. La famiglia di Carai si è costituita parte civile. Secondo la procura, il movente dell'omicidio è legato a beghe per questioni di Pascolo.
E ora parliamo dell'avvertenza per il nord-ovest della Sardegna, avvertenza che ha fatto tappa a Porto Torres per parlare di industria e di energia e chiedere risposte concrete in merito a questo argomento sia al governo nazionale ma anche a quello regionale. Sentiamo. Nord-ovest della Sardegna di nuovo in piazza, questa volta a Porto Torres, per sollecitare i governi regionali e nazionali a programmare e investire sullo sviluppo industriale e sulla produzione di energia nel territorio. Dopo la prima grande assemblea pubblica che si era svolta prima di Pasqua all'aeroporto di Alghero, dedicata ai problemi dei trasporti e della mobilità, oggi il coordinamento della protesta, composto dal tavolo delle istituzioni e parti sociali, provincia di Sassari e rete metropolitana Nord Sardegna, ha chiamato a raccolta enti, istituzioni, sindacati, lavoratori, sindaci, consigli comunali, associazioni di categoria e anche gli studenti. Una folla di manifestanti che dopo una prima tappa davanti allo stabilimento industriale dell'ENI si è spostata alla centrale elettrica di Fiume Santo. Le rivendicazioni sono sul tavolo di governo e regione da tempo, ma finora senza alcuna risposta. Oggi siamo qua per manifestare ancora una volta che questo è un territorio che ha tutte le caratteristiche per poter essere rilanciato. Siamo tra i pochi territori nazionali che hanno manifestato l'intenzione di voler investire ancora sull'attività produttiva, sull'attività industriale e siamo ancora al palo. Abbiamo necessità di risposte serie che ci permettano di programmare un minimo di futuro. I nostri giovani oggi sono venuti qua a manifestare per capire se per loro c'è un futuro all'interno del territorio sardo o se devono, come tanti altri di loro in passato, andare via. Ecco, noi vogliamo solo e esclusivamente provare a dare risposte certe in funzione del fatto che abbiamo un'area fortemente infrastrutturata che è lasciata allo sbando. Abbiamo necessità di pianificare e lo vogliamo fare insieme alla Regione e insieme al Governo centrale. Le manifestazioni sul territorio proseguiranno il 20 aprile a Ozieri per affrontare il tema socioassistenziale sanitario e il 27 a Pattada, dove si parlerà di zone interne, opere strategiche e sicurezza. Ci spostiamo ed andiamo a Cagliari, dove chiude il primo lotto di Viale Trieste per consentire la riqualificazione dell'area. Da questa mattina stop alle auto da Piazza del Carmine a Via Caprera e con le transenne arrivano anche i primi disagi per i commercianti. Ce ne parla Mauro Loddo di UTG. Stop alle auto in Viale Trieste a Cagliari. Da questa mattina sono cominciati i lavori e i primi scavi ai lati della strada da Piazza del Carmine fino all'altezza di Via Caprera. La zona è stata transennata con corridoi per consentire l'accesso a residenti e commercianti. Grossi i disagi per le attività, costrette a parcheggiare fuori dal cantiere e trasportare la merce tramite carrelli della spesa. L'inizio dei lavori, quindi, non ha incontrato il favore dei commercianti di Viale Trieste, che puntano il dito contro l'amministrazione Truzzu, colpevole, secondo le attività, di aver chiuso entrambi i lati della strada, scoraggiando possibili clienti, già fortemente diminuiti dai disagi creati da un altro cantiere, quello di Via Roma. Naturalmente i lavori andavano fatti, perché qua era uno schifo. Però tutti insieme, sinceramente, è un po' dura. Tante belle parole, complimenti al nostro sindaco, che eventualmente considera che tutte le attività che ci sono qua in Viale Trieste e dei dintorni sono sacrificabili. Questi lavori sono necessari, voglio che vengano fatti, perché ormai sono 40 anni che sto qui, no? E la strada è in condizioni pietose. Solo che hanno fatto tutto in una volta, cioè stanno chiudendo tutto. Il comune di Cagliari aveva previsto possibili lamentele al via dei lavori, ma l'assessore alla viabilità Alessio Mereu promette che si farà di tutto per limitare i disagi, invitando le attività a stringere i denti nei prossimi mesi per consentire una degna riqualificazione dell'area. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, ma sicuramente domani, quando Viale Trieste sarà finita, i sacrifici che oggi stanno facendo commercianti e residenti verranno ripagati dai risultati che questi lavori daranno. E la politica regionale ci trattiene a Cagliari, dove procedono in Consiglio regionale i lavori sul collegato alla finanziaria che dovrebbe essere presentato con tutta probabilità in aula entro la fine di maggio. Domani si riunirà la terza commissione che sarà al lavoro per la catalogazione dei 400 emendamenti al collegato alla finanziaria, di cui 101 depositati dalla Giunta che saranno poi inviati alle commissioni competenti dopo una valutazione preliminare che verrà effettuata dalla Commissione Bilancio.
Il governo ha nominato Valerio Valenti commissario delegato allo stato di emergenza per i migranti per diverse regioni, tra le quali la nostra, la Sardegna. Valenti è capo del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione. Ci fermiamo qualche istante di pausa e poi di nuovo qui per le altre notizie.